Il termine vitamina P è stato coniato nel 1936 da un ricercatore che ha osservato che questi composti sembravano migliorare l'assorbimento della vitamina C e ne aumentavano l'efficacia. Tuttavia, la vitamina P non è ufficialmente riconosciuta come una vitamina essenziale, in quanto il corpo umano può sintetizzare questi composti a partire dagli acidi grassi essenziali. Il termine, dunque, viene spesso utilizzato per descrivere un gruppo di sostanze naturali chiamate bioflavonoidi, che si trovano in molti alimenti vegetali come agrumi, bacche, uva, cipolle e tè. I bioflavonoidi sono noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e sono stati associati a diversi benefici per la salute, tra cui una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, diabete, cancro e malattie neurodegenerative. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di mettere un like e di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. I bioflavonoidi sono stati associati a diversi benefici per la salute, tra cui effetto antiossidante. I bioflavonoidi sono in grado di neutralizzare i radicali liberi, sostanze instabili che possono danneggiare le cellule e contribuire allo sviluppo di malattie. Sostegno del sistema immunitario. Alcuni bioflavonoidi sembrano stimolare la produzione di globuli bianchi, cellule che combattono le infezioni. Protezione dei vasi sanguigni. I bioflavonoidi sembrano migliorare la resistenza dei vasi sanguigni e ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Miglioramento dell'assorbimento di vitamina C. Come accennato, alcuni bioflavonoidi sembrano migliorare l'assorbimento della vitamina C e ne aumentano l'efficacia. Non esiste una dose giornaliera raccomandata di bioflavonoidi E, poiché il corpo umano può sintetizzarli a partire dagli acidi grassi essenziali, non si ritiene che ci sia un rischio significativo di carenza. Tuttavia, l'assunzione insufficiente di frutta e verdura, che sono le principali fonti di bioflavonoidi, può aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e di altre patologie legate all'infiammazione. Inoltre, l'assunzione di quantità elevate di bioflavonoidi attraverso l'assunzione di integratori potrebbe comportare alcuni effetti collaterali, come nausea, diarrea e reazioni allergiche. Stai cercando il dottore specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato, puoi partecipare al nostro progetto. Vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!